E poi è vero anche quello che dice Marco, cioè non che questo porti ad un esito chiaro, ma tutti i personaggi sono dotati di una grande energia vitale, che è poi il motore di tutto quanto, insomma, è quello, è anche l'illusione, è anche il muoversi nonostante tutto, è un po' quello che fa anche la natura tutti gli anni a primavera fiorisce e sembra non sapere, anzi non lo sa, che di lì a qualche mese Torna il poi, tema del bocciolo, senti, oggi insomma, mi sento un po' vegetale. La natura è come se non sapesse, ma forse non lo sa, che poi quello che fiorisce, sfiorisce, ma ci crede tutte le volte. Ecco. Anche l'uomo è un po' così, cioè abbiamo fatto esperienze millenarie e l'equazione a ripetere è quello che ci tiene in vita, anche se, no, poi ripetiamo anche gli stessi errori. Però è una cosa anche vitale, perché solamente ripetendoli possiamo sperare di capire perché li facciamo e quindi evitarli, no? È un po' una specie di condanna, ecco. E la seconda parte, perché la seconda parte della considerazione nei confronti del lavoro di... certo, che poi alla fine, cioè, ma quando fai un film coraggioso, perché poi diciamocelo francamente, cioè, noi siamo il popolo, gli spettatori della commedia, abbiamo bisogno sempre di lieto fine, abbiamo presente, abbiamo bisogno di una storia che si chiuda e che per esempio la donna che rimane in alto sia invece lì a scendere, ad abbracciare e quindi si torna a casa tutti. Mentre lui fa un'operazione diversa, ti devi immaginare quello che succederà dopo. Avranno una forza. E quindi su questo, decisamente, ecco, Marco fa, è coraggioso. Hai detto una cosa giusta, nel senso, sai, che ho riscontrato proprio per... Giusto, bene. Sai, la cosa che mi piace, nel senso che è chiaro che io ho chiuso il film, ma non ho chiuso le vite dei personaggi, perché nonostante il film sia chiuso, lascia grande immaginazione a tutte le vite dei personaggi. Quindi io, che sono un ottimista di natura, anche se poi non sembra, vedendo questo film, in realtà non lo vedo come un film dove c'è una visione così pessimista della vita e quindi è totalmente nero. È chiaro che i personaggi sono dei perdenti, degli sconfitti, delle persone che fanno fatica. Però io, al di là del film, vedo comunque una continuazione della loro vita anche in maniera positiva, capito che ti voglio dire? Io tronco e chiudo questa storia in un momento, no? Ma le alternative di continuare questo momento ce ne sono mille, perché in realtà è tutto aperto. È aperto con una... C'è stato uno sbaglio perché hanno messo dentro un fratello al posto dell'altro, quindi è stato fatto un errore. L'unica cosa che chiudo definitivamente, è chiaro, è la ricerca disperata della giustizia del poliziotto di Ruggero. Tanto non monopolizziamo, cioè non intendo monopolizzare la cosa perché adesso vogliamo... appunto, no? Vabbè, intanto non so se sicuramente... Non sarà il film, adesso dovremo capire se è piaciuto o non è piaciuto, intanto è piaciuto sicuramente il regista, come dicevi tu. Il regista piace, questo credo che... E piace anche a noi. E si è ricavato poi, lo dico a Lilio Abate e abbiamo anche qui in studio Marco Tullio Giordana, a cui dedicate un applauso. Non so se glielo ho dato, lui si è ricavato un ruolo come attore in accappatoio. Chiaro? Cioè, quindi ci sta.